Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati per i nuovi video. Continuiamo con la serie di biscotti da regalare a Natale. Oggi faremo i biscotti al burro di arachidi. Per farli occorrono un cucchiaino di estratto di vaniglia, 160 g di burro di arachidi, 260 g di farina, 105 g di zucchero di canna bruno, 100 g di zucchero semolato, un uovo grande, un quarto di cucchiaino di sale, sarebbe un grammo, mezzo cucchiaino di bicarbonato, sarebbero 3 grammi, 150 g di buon burro. Vi consiglio quello della Lurpak, che è il più buono in commercio al momento, fatto di latte fresco. Vi metto giù il link con le indicazioni. Iniziamo lavorando il burro a temperatura ambiente con le fruste fino a ridurla a crema. Aggiungiamo lo zucchero di canna e semolato e continuiamo a lavorare con le fruste. Aggiungiamo l'uovo intero, il cucchiaino di estratto di vaniglia e lavoriamo bene con le fruste. Aggiungiamo adesso il burro d'arachidi e lavoriamo bene il composto. Uniamo il bicarbonato e il sale alla farina già setacciata. Mescoliamo con una forchetta e uniamo al composto poco per volta, sempre lavorando con le fruste. Lavoriamo fino a che la farina sarà ben assorbita. Appena ben amalgamato, prendete un pezzo di pellicola. Con una spatola raccogliete il composto dalla ciotola e ponetelo sulla pellicola. Appiattitelo un po' con le mani e richiudete la pellicola a pacchetto. Ponete il panetto in frigo per almeno 2 ore. A dopo! Accendiamo il forno a 180 gradi. Prepariamo una teglia per biscotti, vi consiglio una senza bordi per avere una cottura uniforme di tutti i biscotti. Riprendiamo il nostro panetto e facciamo le palline. Devono essere grandi poco più di una noce. Con il palmo della mano pressate appena e delicatamente ogni pallina. Prendete una forchetta con una ciotola con un po' di zucchero semolato. Sporcate la forchetta di zucchero e pigiate ogni biscotto con i rebbi della forchetta, prima in un verso, poi girate la teglia e pigiate per formare una griglia sul biscotto. Sporcate di zucchero la forchetta per ogni biscotto. Infornare a 180 gradi nel forno preriscaldato per un 10-12 minuti. Regolatevi con il tempo con il vostro forno. Questi biscotti si prestano anche a essere pressati con i timbri. Quelli per i biscotti, quelli della Nordware che vi ho fatto vedere nell'altro video, vi metto su il link se ve li siete persi. Eccoli pronti, devono essere cotti ma ancora morbidi. Lasciate raffreddare su una gratella. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un mi piace, condividete il video con gli amici, mandatemi le foto se le fate e continuate a seguirmi. Alla prossima ricetta! Ciao a tutti!